Buonasera e benvenuti a Irmentana, che vorrei abolita la legge Basaglia e riaperti tutti i manicomi. Oggi davanti all'ospedale psichiatrico di Genova IV lo psichiatra ha accolto un'ambulanza dalla quale sono scesi il generale Vannacci, Ignazio La Russa e Bandecchi, che urlavano Mussolini ha fatto anche cose buone, li hanno tutti messi in manicomio. Tecnologia. Finalmente inventato lo smartphone basato sull'intelligenza, evidentemente artificiale, che appunto, in quanto intelligente, quando il possessore vuole cambiarlo, il cellulare gli dice: aspetta, è presto. Te lo dico io quando spendere i soldi alla cazzo! di consenso al referendum sulla legge elettorale, che ha abrogato il diritto di Matteo Salvini, Matteo Renzi e Carlo Calenda di presentarsi alle elezioni. Matteo Renzi è stato visto in un autogrill, ma non con i servizi segreti, con la pompa in mano a fare il pieno a una Panda. Matteo Salvini è stato visto nell'area giochi dell'IKEA mentre tentava di costruire un ponte coi mattoncini di Lego. Mentre Carlo Calenda ha provato ad aprire una paninoteca, una piadineria, una libreria, solo che dando a tutte e tre il nome Azione sono miseramente fallite. Buone notizie per i mariti che per conto delle mogli vanno a comprare gli assorbenti. Finalmente è passata la legge che impone ai supermercati di venderne un solo tipo, salvaguardata in questo modo la quiete familiare, nonché la salute mentale dei poveri consorti. E infine è cessata la guerra in Ucraina, cessato il fuoco anche a Gaza, dopo che l'ONU ha stabilito chi dichiara guerra poi ci va. Infatti Putin, Netanyahu, Zelensky e il capo di Hamas, dopo tre giorni in trincea, hanno detto: finiamola qua, la guerra è una vera merda.